Come prendere un bambino in braccio. Faccio passare la mia mano sotto la testolina del bambino, col medio arrivo appena dietro l'orecchio di destra, col pollice vado appena dietro l'orecchio di sinistra, sulla parte ossea. Ho la mano sulla testa del bambino che la governa completamente. Da qui posso sollevarlo senza problemi e come vedete il bimbo non fa una piega. Con la mia mano di sinistra passo dietro la schiena, sorreggo il sederino, ruoto la testa e lo avvicino al mio petto senza fargli tirare delle testate. Il pollice va davanti all'orecchio, il mio indice va sulla parte occipitale, il medio va sotto l'occipite. Col palmo della mia mano vado leggermente a comprimere la schiena per poterlo sorreggere pienamente. Il bambino già di per sé è sorretto da questa mano in modo tale che me lo tiene perfettamente in asse. La testolina è completamente avvicinata al mio petto ed è ruotata, non inclinata. Con la mia mano di sinistra metto in sicurezza il bambino e faccio sì che la schiena sia perfettamente in asse e non ingobbita. In questo modo facilito la digestione e permetto alla schiena di avere una corretta postura. Ci vediamo nel prossimo video.